Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Luigi, lo scrittore è capace di andare in vacanza? Stephen King dice: scrivo tutti i giorni, inclusi i giorni di vacanza. Poi King parla del luogo dove scrivere. Come la camera da letto, la stanza in cui si scrive deve essere privata, un luogo dove si va a sognare. La vacanza non è una stanza, però sicuramente è un luogo dove si va a sognare. Una volta su un articolo di Donna Moderna ho letto questa riflessione: la vacanza è il luogo perfetto per una storia. La rottura della routine apre la porta all'imprevisto e alle svolte del quotidiano che sono necessarie alla creazione di una trama. David Foster Wallace ha scritto uno dei miei libri preferiti, Una cosa divertente che non farò mai più, dove racconta la sua esperienza a bordo di una nave da crociera. Per non parlare del soggiorno di Truman Capote a Forio, sull'isola di Ischia, scrive Raffaele La Capria. Truman Capote vi rimase 4 lunghi mesi, trascorsi con il suo compagno al mare a scrivere, a contemplare, da buon esteta, la fiorente natura foriana e i più bei pescatori dell'isola. Per non parlare di Cabourg, nel nord della Francia, dove soggiornava il creatore della Recherche, Marcel Proust. Non è strano che così tanti scrittori abbiano usato le vacanze come sfondo delle proprie storie. Da sempre alcuni scrittori sentono anche l'esigenza di unirsi per passare del tempo insieme e scrivere, darsi manforte e stimolarsi a vicenda. In tanti conoscono la leggenda della genesi di Frankenstein di Mary Shelley. Praticamente Frankenstein è nato in una full immersion di scrittura creativa tra amici. Insomma, è difficile dire se lo scrittore sia capace di andare in vacanza. Come fai ad andare in vacanza dal tuo immaginario? Una cosa è certa, la vacanza è un terreno edificabile dove piazzare le fondamenta del romanzo che vuoi scrivere. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro. Oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.